Buongiorno ragazzi e benvenuti alla seconda lezione per quanto riguarda il tool Helium 10. Oggi andremo a scoprire come funziona la web app di Helium 10, quali sono i software che praticamente troveremo all'interno e a che cosa servono. Allora, come vedete è molto, molto intuitiva la console di Helium 10, contiene al costo appunto di circa 80 euro. Io vi lascerò mensili e vi lascerò il link anche per ottenere uno sconto del 10%. E in pratica contiene tutta una serie di prodotti che gli altri tool difficilmente hanno. Io penso che sia l'unico ad avere tutti questi tool. Infatti si chiama Helium 10 perché il loro obiettivo è quello di avere almeno 10 tool all'interno del software, ok? Quindi ragazzi, andiamo a vedere appunto che cosa contiene. Io adesso vi chiudo esatto l'immagine. Allora, innanzitutto Black Box in pratica serve a fare la ricerca dei prodotti, ok? Quindi funziona più o meno come funziona diciamo Jungle Scout, la web app. Quindi in pratica il black box, se voi ci cliccate sopra, in pratica ha tutta una serie di funzionalità, come vedete, che vi permetteranno di andare a trovare i prodotti in una determinata nicchia e in un determinato business place. Quindi facciamo finta che noi dobbiamo cercare un prodotto nel business place italiano, noi selezioniamo Amazon.it. Dopodiché andiamo a scegliere le nicchie nelle quali trovare il prodotto, ok? E ammettiamo che io voglio andare a vedere cioè voglio esplorare una nicchia singola. Quindi voglio andare a esplorare ad esempio la nicchia della casa e cucina, ok? Io selezionerò casa e cucina. E andrò a compilare essenzialmente la prima riga, anche se poi vedete cliccando qui c'è una seconda per restringere il campo di ricerca. Quindi potrò mettere ad esempio il volume di revenue, che sarebbero le vendite mensili. Allora, dato che io voglio trovare prodotti che hanno delle vendite molto molto interessanti, ad esempio metterò 10.000 euro mese, ok? Poi andrò a selezionare il prezzo di vendita. E io dico sempre che il prezzo ottimale è tra i 25 e i 60 euro. Perché? Perché praticamente questa è una fascia di prezzo dove tu compri senza pensarci, diciamo, tantissimo. E quindi è adatto, diciamo, ai compratori compulsivi che non vogliono in pratica fare benchmarking per trovare il prodotto perfetto. Dopodiché io, dato che voglio anche mettere un limite sulla competitività del prodotto, dirò che la ricerca si deve restringere al massimo 100 review, ok? Review rating non mi interessa, ecco, shipping size tier significa in pratica è riferito al volume e al peso. Io voglio solamente vedere i prodotti di standard size, cioè di misure standard, perché voglio evitare logicamente di pagare delle fisse enormi ad Amazon, ok? Quindi diciamo già con queste informazioni io potrei fare la ricerca e difatti vado ad iniziare. Quindi ragazzi, come vedete, ha fatto subito la sua ricerca, ok ragazzi? Quindi andiamo un attimo a vedere item per item quello che ha trovato. Ok, ragazzi. Allora, cominciamo. Ha trovato 151 prodotti. Perché? Perché io gli avevo detto di prendere solo quelli che, come vedete qui, hanno minimo 10.000 euro. Quindi avrà preso tutti i prodotti che fatturano almeno 10.000 euro. Quindi, per esempio, come vedete, ha preso logicamente casa e cucina. E andate a vedere prodotto per prodotto quello che ha trovato. Allora, io elimino logicamente tutti i brand perché comunque Bassetti è inattaccabile, quindi lascio assolutamente stare. Per esempio, ecco, ha trovato un set apri bottiglie, cavatappi, kit accessori per vino. Questo potreste valutare
se trovate una cosa del genere, potreste valutare appunto se in Cina fanno una cosa del genere e potreste quindi proporlo in vendita. E quindi non fate altro che in pratica cliccarci sopra e ve lo tenete da una parte per una successiva, diciamo, analisi, ok? Anche perché fattura 13.800 euro, quindi è assolutamente interessante e ha solo 62 review. Quindi io l'unica perplessità, per esempio, che ho su questo prodotto potrebbero essere le dimensioni e il peso, però questa è una cosa che poi vedremo successivamente. Quindi andiamo avanti, albero di Natale stagionale, per adesso lasciamo perdere i prodotti stagionali, continuiamo a esplorare, ecco. Ci sono tantissimi accappatoi, Yankee Candle è una grande marca, quindi lasciamo perdere. Questa è una pietra per la pizza, ok? Quindi è una pietra che serve per fare le pizze, che fattura ben 22.000 euro mese, quindi potrebbe essere interessante, ragazzi, non lo so. Questa è una cosa che poi dobbiamo andare a vedere se è un prodotto che comunque viene prodotto in Cina o meno, okay? Perché potrebbero esserci pure prodotti solo anche non cinesi, quindi per noi sarebbe difficile la reperibilità. E così via, ragazzi, cioè voi continuerete a fare le ricerche finché non trovate tutti i prodotti che potenzialmente potrebbero essere interessanti. Quindi io vado avanti, vedete, aspirapolvere, no, lasciamo perdere, scaldaletto, no, questa è una grande marca, quindi andiamo avanti, coperte, lasciamo perdere, questa è una stella di Natale, è un prodotto stagionale, e così via, andiamo avanti, andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante, le luci a LED, no, perché tutto ciò che si vuole che era corrente non lo evitiamo, coprisedie. Coprisedia, per esempio, se non è di gran marca, ecco, vedete, cinese, fattura 12.897, magari potrebbe essere interessante se troviamo un prodotto similare in Cina, quindi lo mettiamo in evidenza. Quindi andiamo avanti, decorazioni natalizie, Yankee Candle è una grande marca, pennarelli lasciamo perdere, Bialetti assolutamente no. Andiamo avanti. Quindi voglio trovare più di un prodotto. Diffusore di oli essenziali. Questo, diciamo, potrebbe essere interessante, però di solito si collegano alla presa elettrica, quindi preferisco soprassedere, anche se poi se uno ha la possibilità di farsi mandare le certificazioni potrebbe comunque essere interessante. Luce a LED no. Continuiamo. Ecco qui, ragazzi. Allora, questa è una bottiglia. Bottiglia per la soda, no, andiamo avanti, coperte, copertine, roba elettronica, luci di Natale, set di pittura in valigetta, no, perché sono prodotti di marca, questo non so che cosa sia, questo comunque è qualcosa di elettronico che potrebbe contenere batterie, quindi è sempre meglio evitare, e a meno che non si è espertissimi in certificazioni. Quindi continuiamo ad andare avanti. Quindi ragazzi, come vedete, vi dovete andare a spulciare esattamente tutti i prodotti finché non avrete almeno una decina di prodotti da andare a analizzare, ok? Quindi per esempio questo coprisedia, se voi lo trovate uguale identico in Cina, vende 18 euro, quindi è sotto il prezzo che avevo selezionato io, però potrebbe essere comunque interessante. E io ho chiesto tra i 25 e i 60, non capisco difatti perché mi ha tirato fuori un prezzo di 18. Va bene, comunque prendiamolo per buono, ragazzi. Se trovate lo stesso prodotto, come vedete, ha 75 recensioni. Voi magari gli ridate una controllata con X-Ray per vedere se i dati sono confermati. Quindi riaprite di nuovo X-Ray e ecco qua i dati, vedete, casa e cucina. Vi confermo che fattura 12.897 euro. Magari vi andate pure a controllare il grafico per vedere più o meno l'andamento delle vendite. E quindi questo non dovrebbe essere un prodotto stagionale, quindi più o meno, come vedete, mi sembra abbastanza tranquillo. E che altro potete vedere? Il peso non è eccessivo, quindi 1,37 è buono, ragazzi, quindi
Anche le recensioni sono solo 75, quindi sinceramente mi sembra buono anche il numero di recensioni. Diciamo, se voi trovate un prodotto similare in Cina con un buon margine, magari potreste pensare di vendere questo prodotto. Ovviamente non andate a copiare prodotti di grandi marche perché vi fareste solo male, ok ragazzi, però vedete, è simpatico, ha tanti tipi di soluzioni. E, che ne so, andiamo a vedere questo per esempio che era interessante, lo andiamo ad analizzare con X-Ray, quindi ecco, vediamo un attimo il risultato anche con X-Ray, ecco, fatturato 13.800 euro. Andiamo a vedere il peso, sono 3,40 kg. Ecco, l'unica mia perplessità su questo prodotto, logicamente, è il peso. E vediamo se ci fa vedere, però, tutto sommato, 11 euro di FBA fee non è, diciamo, troppo. Ok, dovete un attimo vedere, più o meno si vende anche a un buon prezzo, 40 euro. Dovete vedere in pratica. Il margine che riuscite ad avere in un kit assemblato del genere prendendolo in Cina, ok? Poi, come vedete, la valigetta è di legno, quindi dovrete fare delle personalizzazioni, però diciamo potrebbe esserci mercato. Quindi, ragazzi, con Helium 10 quindi potete fare tutte queste cose. Noi, nella fattispecie, per adesso abbiamo visto Black Box. E alla prossima lezione andremo a vedere anche gli altri tool, nella fattispecie cominceremo a vedere Magnet 2, Cerebro, Frankenstein, Scribble, insomma piano piano nelle prossime lezioni ce li vedremo tutti. Comunque questa è la dashboard di Helium 10 e come vedete ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ben 12 software. E anche altre cose molto interessanti, tipo Profits, ad esempio, che praticamente si collega al vostro prodotto e in pratica vi permette di fare tutti i grafici relativi, diciamo, alle vostre vendite real time per quanto riguarda il vostro prodotto. Questo logicamente lo dovrete selezionare per il vostro prodotto e dovrete in pratica avere accesso alle MWS API, ok? Una cosa che si fa, poi è spiegata molto bene qui all'interno. Se avete bisogno logicamente di supporto per qualsiasi info, per esempio su Black Box, se voi state dentro Black Box andrete a cliccare su Learn e qui ci saranno tutti i video, come vedete, che si riferiscono a Black Box, con tutte le informazioni e quant'altro, quindi ve le andrete in pratica a vedere tutte e ci sono tutte queste info online. Quindi ragazzi, come prima diciamo overview del prodotto, direi che insomma ci siamo. Ok ragazzi, quindi è molto interessante questo tool, ripeto, prendetelo. Io nel link vi lascerò il link per acquistarlo con un coupon di sconto del 10%, costa circa 80 euro al mese, ma va a coprire tutta una serie di tool che voi comunque dovreste comprare separatamente e quindi io ve lo straconsiglio ragazzi, soprattutto per quanto riguarda la ricerca delle keywords dove è imbattibile ed è molto più preciso di Merchant Word, quindi assolutamente ragazzi ve lo consiglio. Quindi iscrivetevi al mio canale ragazzi e ci vediamo alla prossima lezione.